Chiunque faccia esercizi di meditazione sa come, dopo anni, il suo modo di pensare al mondo sia diverso da quello di prima. Egli sa che accosta in modo nuovo la passione e i desideri, questi a loro volta con i pensieri e così via. Sa di essere diventato un altro uomo, anche se in un senso sottile che va percepito. L'io, in ogni caso, è il centro della volontà. I raggi della volontà emanano dall'io e si riversano nei sentimenti, nelle azioni. Nella volontà l'essere umano si pone, per così dire, al di fuori del proprio io e attraverso la volontà fa progredire l'io stesso. La vera meditazione quindi permette di diventare spettatori della propria volontà, di sapersi porre, per così dire, al di fuori di sé e di imparare a guardare con serenità il proprio volere, come si impara a guardare i processi naturali. Da Meditazione di Rudolf Steiner, editrice Antroposofica.